benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video e come avete capito dal titolo, oggi in Get Ready With Me, dove ci andiamo a truccare insieme e andiamo ad utilizzare questa volta niente palette ma un ombretto liquido. Questo qui l'avevamo trovato dentro il calendario dell'avvento che avevo acquistato io e infatti utilizzo tutte cose del calendario dell'avvento che c'è lì dentro, tipo che ne so, andremo a utilizzare il primer, occhi per il shimmer, la terra, l'illuminante, il blush, insomma queste cosine qua che ho trovato all'interno, almeno quelle che posso utilizzare. E ovviamente andrò a utilizzare questa palettina qua che è per le sopracciglia, ma c'è il nero perché ci servirà il nero, e quest'altra palettina qua, questa qui, dove ci sono dentro praticamente i marroncini per andare a fare ovviamente la transizione. Non è che utilizzo solo questo e basta, insomma, ecco. E più avanti andremo a utilizzare altri prodotti che abbiamo trovato dentro il calendario dell'avvento. Meno così li finisco, li abbiamo anche adoperati tutti. Date che il calendario dell'avvento l'avevate visto prima di Natale, ovviamente. E lì siamo andati a utilizzare qualche prodotto, l'avevamo utilizzato, avevamo fatto un video dove ho usato i prodotti che avevamo trovato dentro il calendario dell'avvento e questa volta cerco di utilizzarli tutti, anche perché ho da utilizzare altre due palettine. Quindi il prossimo video make-up sarà su altre cose. La prossima volta utilizzeremo un altro ombretto liquido, sempre trovato dentro il calendario dell'avvento, appunto, che è su un rame bronzo, buona roba del genere. E questo qui poi adesso andiamo a provare insieme, vediamo come sarà. E niente, proviamo e vedremo. La prima volta che utilizzo un ombretto liquido, quindi vediamo come si comporterà. Poi vedo se mettere anche le solite stelline. Ok, niente, io la base l'ho fatta, direi di cominciare subito, quindi vi lascio questo video make-up e ci vediamo poi a fine video come sempre. Eccomi qua ragazzi, allora mi sono avvicinata un pochino, adesso vado ad utilizzare questa palettina qua, che è praticamente della Susie, questa è tanto che ce l'ho, eccola qui, andiamo a utilizzare questo color panna qua, vado a prendere il mio pennello da sfumatura e vado a fissare insomma il correttore che ho messo in precedenza. Ecco qua, dopo aver fatto questo vado a prendere questo marroncino qua, che è quello più scuretto, vado a prendere direttamente questo e vado a fare la mia transizione, prendo sempre per adesso il mio pennello da sfumatura. Ecco qua, dopo aver fatto questo vado a prendere quest'altra palettina e vado a prendere il nero e prendo adesso un pennello angolare e vado a fare la mia solita righina e poi lo vado a mettere qui. Non fa tanto come nero, però meglio di niente. E qua nella piega dell'occhio, e poi vado a riprendere il mio pennello da sfumatura e vado a fare la mia, appunto, sfumatura. Dopo aver fatto questo, io adesso vado a prendere il mio primer con il solito pennello, mi aiuto a stenderlo e vado a fare la mia cut crease.
Ecco qua. Ho fatto sempre fino a qua perché voglio che si veda la sfumatura. E vado a prendere il mio ombretto liquido. Vediamo come si comporta. Sbatto un pochino. Aiuto. Speriamo di non fare danni. Faccio vedere, eccolo qua. È un bellissimo metallizzato argento. Wow. Bello. Allora, adesso metto un pochino. E poi col pennello vado a sfumare. Wow. Ok. Adesso prendo un pennello. Se no vedo, provo col dito. No, col dito c'ho le unghie lunghe, non gliela faccio. Ok, prendiamo un pennello. Adesso provo senza da bagnato e poi col bagnato vediamo cosa c'è fuori. C'è da bagnarlo un pochino. Ripeto, sono un po' impedita perché prima volta che utilizzo ombretti, insomma, liquidi. Pare che sia un po' seccato, boh, pare che sia un po' seccato. Vediamo. Bellissimo comunque. Ecco qua ragazzi, molto bello comunque, wow, veramente bellissimo. Dopo qua con la transizione ero vado a risfumare un pochino, vado a coprire questa parte qua che non ci doveva andare, vediamo se riesco. È molto bello, wow, è bello, si vede, potente, insomma, si vede e mi piace, sì sì, bello. Ok, vado a darmi una sistematina. Ok, dai, è figo, bello, mi piace. Adesso come punto luce utilizzo l'illuminante della Revolution, utilizzo questo qua, devo utilizzare questo come punto luce. Ok, dopo aver fatto questo, io vado a prendere un pennello per sotto l'occhio, utilizzo questo, e vado a prendere il marroncino che abbiamo utilizzato qua e un po' di nero e vado a sfumare. Ecco qua, mi piace, dai, carino come make up, non male, non è che sa che cosa, però è carino, era per provare pur che altro, ecco, questi ombretti liquidi insieme a voi come sono e non sono malvagi, dai, molto molto bello, ovviamente non è coprentissimo come potete vedere, però è da quel luccichio in più, insomma, e volevo andare a mettere anche un po' di illuminante sotto qua, un pochino, per dargli un po' di sbrilluccichio sempre, ecco, posto, basta. Ok, adesso vado a prendere la matita occhi ovviamente della Revolution, eccola qua, e sotto l'occhio, aspettate che sistemo lo specchio, ok. Ecco qua, matita messa. Niente ragazzi, io adesso vado a finirmi di fare l'occhio, vado a fare anche l'altro e poi ci vediamo dopo per finire tutto il resto. Ecco.
Eccomi qua ragazzi, allora ho fatto anche l'altro occhio, questo pure lo sono andata a sistemare, mi piace molto, bello questo ombretto liquido, cioè spicca, non è quel coprente, c'è cioè all'inizio tre passate e poi viene così coprente, mi piace veramente tanto, bello bello. Ok, andiamo avanti, allora adesso vado a mettere la terra, questa qui della Make Up Revolution sempre. Sempre Make Up Revolution, vado a mettere il blush e poi alla fine vado a mettere la cipria, questa qui della Susie. Ovviamente non ho tutti i prodotti di Make Up Revolution, però quelli che ho li andiamo a sfruttare insieme. Ok, dopo aver fatto questo vado a spruzzarmi il mio fissante per fissare, anzi no, prima vado a mettere l'illuminante, prima metto l'illuminante e poi vado a fissarmi tutto il trucco. Ovviamente illuminante a Make Up Revolution che abbiamo messo anche qua interno dell'occhio. Ovviamente adesso come ultima cosa il rossetto e vado a utilizzare questo rossetto qui della Make Up, ovviamente della Make Up Revolution, che è questo nude qua, molto bello, è veramente bello, che già l'avevo, come vedete, che già l'avevo adoperato, come potete vedere, oltre a svuociarvelo l'avevo proprio anche adoperato, è un bellissimo colore, un bel nude, quindi vado ad applicare questo. Ecco qua ragazzi, molto molto bello, mi piace veramente tantissimo ed è matte ovviamente. Ecco, questo trucco comunque ci sta bene. Ok ragazzi, il make up è finito e adesso lo faccio vedere meglio nel dettaglio. Ok ragazzi, eccomi qua, allora il make up è finito, mi avvicino e ve lo faccio vedere meglio. Cioè guardate sto ombretto liquido quanto è bello, bellissimo, ho messo anche le stelline. Questo qui è il trucco, aspettate, cerco di... Veramente bello, sto argentato, mi piace tanto. Questo è il make up, mi piace anche molto come mi è venuto. Alla fine non l'ho applicato male, dai, sto ombretto liquido per essere la prima volta non è malvagio. Bello anche con la transizione, bello questo rossetto. Bello, ci sta bene perché è delicato. Che più nude c'ha anche una puntina, mi sa, di rosa. Una puntina di rosa ce l'ha. E questo qui il make up finito, illuminante. Ho utilizzato più o meno quasi tutte le cose della Make Up Revolution del calendario, dato che comunque siamo andati a utilizzare l'ombretto liquido, il calendario, ho deciso di utilizzare anche il resto, così facciamo anche la prossima volta per quando andremo a utilizzare l'ombretto liquido, che sono curiosa di utilizzarlo per vedere anche com'è quello sul bronzorame, come vi ho detto prima. È veramente bello sto make up, mi piace tantissimo, bello bello proprio. Lo faccio rivedere un po' meglio. Bello, 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 mi piace. Sono contenta. E quindi siamo andati a utilizzare, adesso lo faccio vedere poi meglio, eccolo qua. Sì, metto a fuoco. Va bene. Questo qui della Revolution. Questo qui l'ombretto liquido, adesso lo faccio vedere meglio anche qua il pennellino. Così molto molto bello, mi piace veramente tanto, solo ecco ripeto, dovete dare per farlo un po' più coprente tipo due o tre passate, io ho fatto tre passate, è perfetto, insomma bello, quindi questo è molto molto approvato. Non so se lo vendono, credo anche singolo sul sito, non lo so perché io, ripeto, l'ho trovato dentro il calendario dell'avvento, quindi non lo so dire. Niente, io spero ragazze che il video vi sia piaciuto, se è stato così mettete un pollice in su, sotto il video se volete commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo bellissimo prodotto e cosa pensate anche del make-up, come mi è uscito, se vi piace o meno. Ma no ragazze, spicca tantissimo, mi piace molto, bello. Io niente ragazze, vi saluto, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!